Transformers, robots in the sky. Bye, Steve. Ah, l'amore! Ciao a tutti, sono Gianni di Autorobo.it, la community italiana dei Transformers su Facebook. Come in molti sapranno, a giugno 2023 uscirà il nuovo film sui Transformers, che si intitolerà Rise of the Beasts, in Italia Il Risveglio. Piccolissima opinione personale, io non mi aspetto nulla da questo film. Diciamo che spero sia un film decente. Chiaramente non mi aspetto un capolavoro, non mi aspetto che siano rispettati i classici, assolutamente non me l'aspetto. Ormai siamo abituati a questi film che vanno presi più come una rivisitazione, come un nuovo universo, se vogliamo, un po' come erano già Armada, come lo erano Cybertron, eccetera. Quindi rivisitazioni. Chiaro, dà un po' fastidio se un robot viene chiamato in un nome classico e poi viene caratterizzato in tutt'altro modo, però ripeto, non mi aspetto molto, però spero sia un film decente e godibile. Detto questo, sono già iniziati ad uscire online i primi modellini e oggi parleremo di due Voyager Class Studio Series, appunto Rise of the Beasts, cioè Battletrap, che in un certo senso richiama il Generation One, che comunque era un Duocon, cioè un robot che si divideva in due modalità alternative non trasformabili in robot singolo, e c'è una di queste modalità che è un camion, e quindi un po' forzata, però è così hanno deciso. Mentre abbiamo anche Cheetor, che nella Beast Wars aveva il petto con la testa della bestia, mentre qui nel film Rise of the Beasts, come in questa immagine, sicuramente si ispira più a Beast Machines, dove appunto non aveva la testa della bestia sul petto e comunque come fattezze generali si ispira chiaramente a Beast Machines. Specifico subito che parleremo di modelli di classe economica, quindi la fascia per la grande distribuzione. In futuro chissà, magari usciranno dei masterpiece ufficiali o terze parti, però per ora andiamo a vedere questi modelli per la grande distribuzione, appunto dalla linea Studio Series, e andiamo di là a parlarne. Ho deciso di acquistare questi due modelli principalmente per le modalità robotiche, che gusti personali a parte, per dire anch'io sono un bambino Generation One, però quando mi trovo davanti a dei robot comunque accattivanti e che mi ispirano, li prendo, e come ho già fatto dal film del 2007 con una selezione di modelli che tuttora ritengo dei piccoli capolavori. Dal vivo devo dire che le impressioni buone rimangono, ci sono degli ottimi tocchi di colore in entrambi i modelli, abbiamo anche dei belli accessori, abbiamo questo accessorio satinato, una sorta di palla chiodata in stile Bulkhead Animated, e queste due lance che si uniscono in una lancia più grande. Modelli davvero pieni,
senza particolari vuoti sia davanti che dietro, ben dettagliati. Vedete qui per Cheetor le spalle, vedete qui sul petto, sull'addome, la scultura del viso. Insomma, devo dire che come Voyager classe economico, come robot, soddisfa quello che avevo visto già nelle immagini. Anche questo Battletrap, come vedete, dei bei dettagli, bei tocchi di colore, davvero niente da dire. Di Battletrap mi ha molto colpito, già prima di trasformarlo, il fatto che ci siano delle doppie ruote qui sui polpacci, mentre di Cheetor mi è piaciuto il fatto che questa coda spalmata sulla schiena dia quasi un effetto spina dorsale robotica, in un certo senso. Una cosa che sottolineo, questa parte si può tranquillamente sollevare, non limita assolutamente la rotazione del busto. Poi qui, come avete visto, ha gli artigli in stile Wolverine. Io mi chiamo Logan e quindi la cosa non mi dispiace. Comparazione con gli Studio Series ispirati al film di Travis Knight, lo Studio Series 38 Optimus Prime e Soundwave. E qui con lo Studio Series Deluxe Class Wheel Jack. Ed eccoci arrivati al nostro momento birretta che andiamo ad aprire e voilà, andiamo a sorseggiare ed a trasformare.
Devo dire che dopo la trasformazione il giudizio cambia un po'. Intanto devo dire che la trasformazione di Cheetor è davvero divertentissima e fluidissima. Quella invece di Battle Trap è divertente e fluida nella parte delle gambe, un po' più ostica invece nella parte anteriore del camion. Battle Trap purtroppo pecca tantissimo nella modalità alternativa, soprattutto nella parte centrale. Come vedete anteriormente è ben dettagliato, anche qui bei tocchi di colore. Bello anche il dettaglio del lampeggiante qui sopra, belli tutti i dettagli. Purtroppo in mezzo, come vedete, abbiamo qui i piedi in vista, abbiamo questa fessura molto antiestetica, ma soprattutto abbiamo le mani in vista e non c'è modo di nasconderle. Sul retro invece un po' recupera il classico carro attrezzi, il classico cricchetto, però la parte centrale è davvero imperdonabile e fa calare drasticamente la qualità di questo modello. Cheetor, devo dire che dal vivo si è rivelata una modalità bestia che mi ha sorpreso rispetto a quello che avevo visto in foto. Restano i difetti estetici delle zampe posteriori con questo colore che contrasta troppo con le zampe anteriori e inoltre sono proprio queste zampe il problema, che hanno delle fattezze che sembrano quasi delle mani da scimmia, infatti sembra uno scimmione che cammina. Davvero un gran peccato, perché se togliamo le zampe, come vedete la modalità alternativa c'è, il movimento è un po' limitato, però davvero la trasformazione mi ha molto divertito, davvero fluidissima. Un gran peccato, alla fine il vero difetto sono queste zampe, sia anteriori che posteriori, per il colore e per le fattezze in sé. Quindi sicuramente la modalità robot è il suo punto di forza, però rispetto a Battle Trap, dove la modalità alternativa fa calare drasticamente la qualità del modello, qui invece cala leggermente. Quindi bel robot, il robot mi piace di Battle Trap, però se tra i due dovessi consigliarne uno, non me lo aspettavo, ma tra i due consiglierei Cheetor, che non è assolutamente perfetto, ma tra i due sicuramente nel complesso direi che è un modello migliore. Con questa inquadratura chiudo quest'altra video recensione e spero vi siate un po' emozionati insieme a me. Vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare un bel like. Vi ringrazio tutti, vi saluto e ricordiamo che la fantasia nutre e rende l'anima eternamente giovane.